da librare perché è meno della metà di quello che chiede, mi ha detto paghiamo a mezzi il lavoro che serve, cioè la persona che sta 2 ore e il lavoro che fa di mettere fuori per tempo. Questo volevo anche ringraziarli perché hanno capito che è un'operazione fatta con la vita da chi aiuta per trasmettere, ecco, no, pensiero pensato utile. L'interesse è che lui va a scoprire l'anima. L'anima è fatta di passione. Quindi lui in qualche modo lavora su una materia che è la passione, che determina tanto della nostra vita nel bene e nel male, diciamo, cioè nel bene perché ci dà la vita, ma poi se non si registra in modo giusto. Lui andava a studiare la potenza del motore e la capacità di poterlo tenere con un dispositivo, diciamo, di ruote e pneumatici, e andava scoprendo questa cosa qua e non sapeva niente, nessuno gli ha detto niente, nessuno ha scritto niente, diciamo. Come funziona l'apparato psichico? Intanto esiste un apparato psichico e come funziona? Dice, perché ci serve a noi? Io penso che sia fondamentale, ma non solo capirlo come capisci il motore, perché capisci, secondo me, le vicissitudini dell'energia vitale che attraversa l'essere umano e se ne fa qualche cosa, oppure non ce la si fa. Sono le vicissitudini della nostra vita interna, dell'anima, questo soffio che ci anima e che appunto, quindi è affascinante, e dice come fa a metterlo in un dispositivo teorico, e questo è tutto il cammino di Freud. Quindi lo studio, non c'è un altro modo, ci ho dovuto far pace pure io che sono nato a Via dei Sabelli a scapicollasse con i ragazzini. Però solo così tu capisci, solo così ti convinci e solo così lo puoi usare oltre nei lavori di tutti i giorni e anche portartelo dietro come un assetto mentale, come uno statuto della tua mente. Se no non funziona. Per questo ci impegniamo, nonostante molti di noi lavorino, come dire, nella prima linea. Se non facciamo questi profondi approfondimenti indispensabili, no, non riusciamo a cogliere l'oggetto e non lo possiamo usare dove ci serve, per strada con i ragazzi, dentro le comunità, nel lavoro presso il servizio sociale, non lo riusciamo ad usare se non lo approfondiamo. È come se mi danno il fuciletto e vado a sparare e se non faccio una buona preparazione prima non lo posso usare. Come fai? Con calma, lontano dalla condizione di pericolo e ti prepari. Questo hanno insegnato i romani, si fa così, e quindi bisogna approfondire questo, altrimenti non se ne viene fuori nel nostro mondo dell'aiuto. C'è troppa fretta di fare, troppa superficialità. E se non capisci queste cose, tu non capisci perché uno è bolder, non capisci perché ti sembra che è stronzo, ma non è stronzo lui, sei ignorante tu, lo sappiamo, hai un deficit di cultura se pensi che te l'ha fatto a te una cosa che fa. Non hai approfondito la conoscenza del mondo interno, non hai diritto di parole e di azione, secondo me. È assolutamente rivoluzionario, è sconvolgente per l'epoca, ma forse pure però, valla a dire nelle scuole, l'io è il piacere. No, l'io è il dovere, no, l'io è il piacere. Pensate ai nostri soggetti al limite. L'io è il dovere, ma non lo capiranno mai, ma non davvero lo capiranno mai, non abbiamo capito noi. L'io è il piacere, loro non lo conoscono, sono sull'autoconservativo. Vedete che hanno preso il binario sbagliato, c'è una divaricazione, il treno va a Bologna e quest'altro dove va? A Rimini? Ecco, vabbè, no, non può essere, ma insomma, vanno così, va bene? E il soggetto al limite ha preso la via dell'autoconservativo, carica e scarica a nulla, si carica di tensione quando è pieno e deve scaricare. E noi pensiamo che viva nel piacere? No, direbbe Verdone, vive nell'autoconservativo. Nel piacere c'è quell'altra cosa. Che cosa c'ha quell'altra cosa? Il desiderio. Questa è una carica e una scarica. Perché hanno desiderio i soggetti al limite? Che cosa fanno? Hanno il piacere di mangiare? Non mi pare, voi li vedete mangiare negli ambienti di aiuto? No, loro fagocitano, assumono cose voracemente,
hanno la soddisfazione del sesso, no, abbassano la tensione, devono avere rapporti intensi, sì, per provare qualcosa che va sulla intensità e basta, non c'è niente a che vedere con, è sulla scarica dell'aumento di tensione, non ha niente a che vedere con l'esperienza di piacere. Dici, a noi che ci serve capire cose così? Per me capiamo i soggetti al limite come in nessun modo. Io studiandolo, che c'avevo sempre questi nella testa mia, mi appassionavo perché me li spiegava come nessuno. Noi siamo come loro. Siamo come loro, meglio di loro, siamo meglio, ma siamo come loro. Cioè siamo il faro ben costruito dentro la stessa tempesta, se volete. Il nostro è un faro ben costruito che regge, ma dentro la stessa tempesta. E se siete mai stati in un faro o la tempesta, tu la senti come? Vibra, che è una cosa che fa paura, però tiene. Perché il 40% si chiamano cognitivi, ma pure l'altri come stanno? Perché lo scopo dell'apprendimento è quindi il riraggiungimento sempre più elaborato, non dell'esperienza del dovere studiare, del dovere apprendere la cosa, del piacere, e ci si arriva, sì, se fai quell'altro percorso ci arrivi. Piacere inteso come rappresentazione di qualcosa che è stato all'inizio e che poi è mancato. Ah, quindi ci deve essere stato, e allora i ragazzi che assistiamo noi gli manca la prima base, gli manca lo strato di fondo della concrezione. Ci deve essere stato, e se non c'è stato come si fa? E non si costruisce il dopo, ecco le cose attuali. E torniamo all'895, diceva Freud, ma come cavolo faccio la psicanalisi che non c'è psiche? Non si può fare. Poi non ha fatto altro nella vita che rispondere a questa domanda, dice, adesso ci penso io a quel che si può fare, ma se la pone la questione, ma come faccio? Non c'è psiche, non si può, non c'è il primo strato, non c'è quell'esperienza di piacere. Importante questo fatto che il materno abbia dentro questa fantasmatica. Vedete come, cari amici anche dei servizi, quando si va sociale, quando si va a stabilire come sta una coppia, non bisogna lavorare altro, a mio avviso, che con la percezione che del mondo interno dell'interlocutore, il mio mondo interno si fa, è là che c'è tutto, è qua che ti arriva tutto. Il problema è che qua noi non lo sentiamo, ma possiamo esercitarci a farlo. La psicanalisi non fa altro che questo, sentire, capire quello che ti dice l'ambito delle budella e cercare di dargli un senso con la testa dopo, ma intanto sentirlo. Tutto il resto non c'entra. La casa di mia nonna vedova, con a casa tutte le figlie e il marito di una, e i figli di questa, e continuavano a lamentare. Poi mi ricordo che durava anche il gas della casa nostra, che ancora non c'era la casa, ma c'era anche il gas. Cioè, se entrava là qualcuno, che diceva questa baraonda? Sono zingari, quindi devono mandare via i ragazzini. Magari invece provieni dalle famiglie contadine, dici no, è una buona famiglia perché ci sono vissuto pure io. Ma vedete che ingenuo il parametro, che parametro è questo? Perché nei quartieri col deumidificatore, con l'umidificatore stanzi, i bambini non vengono presi e invece negli altri sì? Perché il parametro è sulla povertà principalmente, sulla disorganizzazione sociale, ma non può essere quello. Quindi Freud dice, attenzione, non è il dato osservato, è il dato psichico. Bisogna vedere la fantasmatica della madre, di chi si occupa del bambino. C'è un po' più di questo mio sentirmi il genitore più potente che devo aiutare i figlioletti. E un po' ci aiuta ad aiutare, perché se no non li aiuti i figli dell'altri, te cresci i tuoi secondo natura. E ai figli dell'altri ci pensi con gli altri. Perché invece noi pensiamo ai figli dell'altri e manca ai nostri? Perché io ce l'ho e sto qua, tu ce l'hai pure qua, tu ce l'hai a casa, ce l'hai vicca e non ci stai. Cioè, perché invece di pensare ai figli pensiamo, tu ce l'hai appena venuta e non c'è? Perché invece di pensare ai figli pensiamo ai figli dell'altri? Perché devono essere tutelati pure quelli, eh? Una bella domanda. È una bella domanda. Io ce l'ho la risposta, perché per noi, e questo ci fa grandi e ci consuma pure, devono essere tutelati. Perché? Perché io ce l'ho un po' di più quel fatto che so la madre di sti figli,
Ce l'abbiamo un po' tutti, aprite comunità, ma se apri comunità è chiaro che ce l'hai, ti dissangui economicamente, ti dissangui da tutti i punti di vista, e che lo fa fare? Perché io mi devo salvare? Perché sono figlio tuo? Sì. Beh, ti devo dire un po' sì. E infatti, me ci voglio arrabbiare, mi dà fastidio che gli altri ci mettono le mani e invece ce le devo mettere io, che tutti parlano, guardi, perché sono figli miei. Però questo aspetto non è brutto, poi dobbiamo controllarlo perché il soffi i tuoi, è bene che ci sia un dispositivo interistituzionale, perché sennò che fa? E famo un'inciuciata, è incestuale quella dimensione, no? Eh sì. Vedete come vanno voi, io dico, io mi metto in mutande, poi ci metterete voi. Se fossimo gruppo parleremo di questo, sicuramente del male non ne famo proprio ai nostri siti, perché poi sappiamo capire fino a che punto possiamo, no? Vedete quanto porta Freud e la psicoanalisi a poter lavorare bene, perché lavori su di te per prima cosa, lavori in gruppo per altra cosa prima, diciamo, e lavori su questi fantasmi, e il fantasma di castrazione e la dimensione di noi madre arcaica, quindi questa distorsione dell'io che porta ad una dimensione sul modello di tipo omosessuale, dove io divento, sto per essere castrato, ma poi di sentirmi castrato e poi però lo evito e divento la madre fallica e quindi non può essere castrata, che finalmente può amare il bambino perché là la mia debolezza psichica, non sono andato avanti molto bene da quella, diciamo, mi permette di amare e proteggere. Se me la so modulare, sono un educatore perfetto, sono un assistente sociale, un medico che lavori con il medico infantile, sono un giudice del tribunale, sono perfetto. Noi dovremmo fare percorsi così tutti insieme per essere idonei, dove ci diciamo qual è la nostra distorsione che, ben compresa, ci fa degli aiutanti perfetti. Gli altri non aiutano ed è biologicamente sostenibile, si crescono i propri figli. In grossa sintesi, nell'Edipo freudiano c'è il narcisismo che incontra la proibizione, che incontra il limite. Il narcisismo si confronta con l'acquisizione di un limite, come a dire, non si può andare oltre facendo di testa mia. A tale fraseggio inconscio si aggiunge con l'io e l'es del 22 a cui arriveremo e che darà chiusura al nostro seminario, che devo considerare un limite proprio per poter ottenere ciò che desidero. Questa è la meraviglia dell'io e l'esse che arriveremo a dirci, è la meraviglia, qui vi do un'anticipazione, è la meraviglia del concetto di superio freudiano, che non è il censore dell'esse, è il custode dell'esse, dice Freud, ma nessuno l'ha capito, cioè era di difficile comprensione fin anche nella psicoanalisi. Questo è il panorama dello sviluppo narcisistico che avviene a partire da un disturbo della significatività primaria. E voi direte, caspita, sei ridotto male se c'è un disturbo della significatività primaria. Sì, sono ridotto male, praticamente non c'ho l'inconscio. Le nevrosi attuali, vi ricordate? Che facevamo sempre all'inizio? E che cosa devo fare se non ho l'inconscio? E mi dovete pompare dentro rappresentazioni? E come me le pompate? Con quel di transfert che riesce a fare? Ma io non ce l'ho i transfert come voi, ve l'avete studiato 10 minuti fa, come faccio a farle queste rappresentazioni? Ce l'ho molto rudimentali, c'è un dispositivo che accolga le mie rappresentazioni rudimentali, ecco perché l'aiuto si fa in comunità, si fa in dispositivi che semplifichino, che stiano lì a semplificare gli scenari delle origini, affinché diventino significanti per questi soggetti, per quel poco che possono significantare, così mi invento pure le costruzioni verbali, per quel che possono significare, riuscire a significare. Ci abbiamo una rappresentazione abbastanza rudimentale, me odi, me vuoi menare un po', io sto là, poi te freno, perché non me faccio proprio menare, però mi rendo conto, ecco, e si crea un dispositivo in base a questo. Ora non stiamo a parlare, si crea di gruppi,
dove le varie proiezioni vengono dislocate, si creano delle cose in base dei dispositivi, in base al fatto che queste sono dei transfer talmente rudimentali e talmente scissi che sono sparati a mitraglia addosso agli altri, e gli altri però li colgono, li devono capire, li lavoriamo, li leghiamo, e quindi facciamo tutto un lavoro esterno e poi li rimettiamo nell'individuo, diciamo così. Tra l'altro sarebbe pure bello fermarsi, ma forse l'ho fatto perché mo davvero non mi ricordo, su che cos'è che curi, perché è questo che cura. Quando tu hai, raggiungi quel livello di identificazione con l'altro, che l'altro non si sente più solo e ottiene l'io piacere, quei nuclei, no? Quando dico io devo dare, e lì ce l'hai, perché tu sei come me, ah, io c'ho piacere perché sei me, ah, mi rispecchio, ah, comincio a funzionare, ci sta, io ero gettato, mo mi difendevo, facevo il figo, ma sono gettato, mo mi rispecchio in qualcuno, mi posso legare a te, mi posso legare, non è i nuclei iniziali che avevamo detto, mi posso legare a te, tu fai l'analista, io mi sento male, tu scendi, sei uguale a me, sei come me, allora mi lego a te e comincio a legarmi, mi comincio a legare e ho buggerato la malattia mia, che faceva? Mi slegava questi nuclei, e come vivo? E vivo separato fino a che sono scisso, fino a che sono frammentato, fino a che sono esploso, tutte le malattie del mondo che volete, a riavvolgere il nastro c'è il legame, Green lo descrive benissimo. Abbiamo colto il senso dell'aiuto a qualsiasi livello, vuoi che fai la psicanalisi, vuoi che fai le psicoterapie, stai in comunità, passeggi con qualcuno, ti curi con qualcuno perché ci parli, perché ci vivi insieme, la psiche si cura se come, con l'identico. È l'identico quando sta e dobbiamo scendere, sì, ma io però se scendi io sto male, non è come con tuo marito, tua moglie e tuo ragazzo che tanto male non c'è state, magari scendete ai livelli che vi piace a voi, le collusioni della coppia, belli quei livelli là che fanno sì, no, qui è molto più sotto, dottore mio, io mi sento proprio finito, ah, devo scendere, devi scendere qua, scendi, l'analisi gruppale, il concetto di io gruppalità ti porta a questo, perché arrivi a un livello dentro questo campo magico a dove non si sa più chi sia chi, e se è un gruppo che cura, perché a questi livelli non basta più il due, non ce la fai, c'è bisogno, perché partono questi nuclei, pum, e si sparpagliano su tutti, non ce la fai, manco se te sai smolecolare il più possibile come soggetto, perché c'è chi si sa smolecolare di più e chi ci sa lavorare con questi, anche in analisi, e chi si smolecola di meno perché c'ha più difese, quello che vuoi, però ci lavorate meno, e va bene uguale, però lavora con altri, ma non ti basta manco se te sai smolecolare bene, perché il loro smolecolarsi è enorme e non gli basti, c'è quel gruppo, per questo serve il gruppo di aiuto, serve solo per questo, perché non bastiamo, perché la frammentazione è troppa, perché questi nuclei si sparano così, come i colpi a rosa, si chiama la rosa del fucile da caccia, fum, parte la rosa e va, capi, dove hai, va addosso a tutto, tu mi hai fatto questa cosa, ti uccido, così. Infatti se tutto avviene negli ambienti di cura, è curabile, perché noi lo leggiamo come transfer, se avviene fuori è punibile, ed è anche giusto, per questo vogliamo che accadano dentro i nostri ambienti di aiuto, perché lì possiamo dare senso alle cose, perché sono proiezioni, perché lavoriamo con queste teorie. Il greco è una meta sessuata, sì, lo cominciamo a capire, Freud, sì, perché c'è la libido, che dalla sisa si è spostata al greco questo meccanismo, dall'est si ribalta sull'io, l'io diventa narcisistico, ma comincia, ama me, però spizza un po' la carta, ama me che prendo 8, investi libido sullo studio del greco. Ah, oh, questo greco si capisce, se te ci metti si capisce, ma fa bene, vi ho 8, e sei contento, e sto contento, bravo. E allora hai conosciuto la libido dello studio, però quando ti prende a quelle tappe la chimica, quella del sesso sesso e il sesso studio non ti piace più, e quindi è normale che se studi di meno, vedete come Freud ti aiuta a capire pure i meccanismi nelle varie fasi della vita, no? E tutto diventa semplice se capisci come funziona il motore, io lo dico sempre.